Ciao tesori, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi voglio fare un video molto chiacchiericcio, voglio parlare con voi, ragionare con voi, perché ovviamente dopo questo video io mi aspetterò i vostri commenti, i vostri feedback giù nei commenti di quella che è la situazione del make-up in Italia. Un tema che in queste settimane, soprattutto in questi giorni, è un tema molto vivo, particolarmente sentito, soprattutto dai creatori di contenuti. E io ho deciso di dirvi la mia perché penso che possa essere un altro punto di vista, perché non mi reputo un influencer, mi reputo una content creator, ma non sono solo una content creator, non sono solo una makeup artist, ma entrambe le cose. Sono una makeup artist, quindi una professionista del settore che lavora anche come content creator. E quindi voglio raccontarvi anche un po' di quello che è successo durante questi mesi nella mia testolina, dove ho affrontato in realtà non solo questi mesi, in realtà sono tanti, direi negli ultimi più o meno 2 anni, dove ho affrontato dei momenti di up e dei momenti di forte down, dati appunto dall'evolvere in maniera molto veloce del mercato, dell'industria make-up, dei social, di tutto, e voglio raccontarvi appunto anche quello che è il mio punto di vista. Spero che questo video sia ugualmente piacevole, anche se non sarà perfetto nell'audio. Soprattutto mi sono resa conto dopo l'ultimo video, dopo degli appunti che mi sono stati fatti, che l'audio non è perfetto e voi non immaginate, questa è un'altra cosa che si aggiunge, tutta la fatica, tutte le chiacchierate con zia C che io mi sono fatta per cercare una soluzione a questo problema. E purtroppo ci sto lavorando. Il mio studio è molto piccolo, ma ha i soffitti molto alti. Non è perfetto, ma nonostante ciò, nonostante io sia una perfezionista, sto comunque cercando di andare avanti per proporvi sempre di nuovi contenuti senza fermarmi davanti a queste cose. Quindi spero comunque che il video sia per voi piacevole e fruibile. Prendetevi una bella tazza di tè, dei biscotti, dei popcorn, delle patatine, quello che preferite, perché io ovviamente non mi sono appuntata nulla perché non mi piace, voglio semplicemente far fluire il mio pensiero e raccontarvi come se fossimo qua tutti insieme nel mio divano, molto grande devo dire questo divano, a parlare tra di noi. Vi dico la verità, sono stata abbastanza combattuta se fare o meno questo video perché non volevo essere l'ennesima persona a parlare della situazione beauty che già penso che conosciamo, e abbiamo capito che questo per il beauty è un momento un po' di stallo, un momento probabilmente anche un po' in discesa, ma come per tutte le cose, come per tutti i settori, ci sono degli up, dei down, dei momenti di salita e dei momenti di discesa. Quello che ho notato maggiormente e che definirei con una parola è l'estrema saturazione. Saturazione di mercato e anche persone sature. Sature di vedere continuamente uscite nel mondo beauty, ma non essere mai effettivamente soddisfatte di quello che vedono, di quello che acquistano. E quindi c'è una sofferenza sia da parte del consumatore che da parte anche dei content creator. Però ho deciso di fare questo video perché ho pensato che alla fine il mio punto di vista è differente, perché io sono una content creator, sì, ma non solo, perché sono una makeup artist, quindi sono una professionista del settore, una persona che lavora con le persone, e quindi mi rendo conto che ho delle esigenze diverse, sia delle esigenze diverse rispetto a chi fa solo il content creator, sia delle esigenze diverse rispetto a chi fa solo il makeup artist. E infatti queste due parti di me, quella da content creator e quella da makeup artist,
molto spesso si sono scontrate, portandomi anche ad avere dei mental breakdown potentissimi e a farmi pensare di dover scegliere una delle due strade, ma purtroppo io sono talmente tanto, dico purtroppo perché questo mi porta ad avere proprio dei momenti di up dove voglio fare tutto e dei momenti di down dove penso di non fare mai abbastanza né da una parte né dall'altra, mi ha portato a non lasciare nessuna delle due cose, perché mi rendo conto che non potrei stare mai né senza di voi, senza la parte di creazione di contenuti che mi rende creativa, mi fa sperimentare, né senza le mie clienti, perché mi rendo conto che io in quelle occasioni cresco umanamente, cresco come persona, mi confronto, ho la possibilità proprio di affrontare delle situazioni e di crescere, oltre che professionalmente anche proprio umanamente. In questi giorni ho avuto il tempo soprattutto di vedere il video di Loretta, Grace on Your Dash, e quello di Cheryl Pandemonium, che seguo sempre con molto piacere, e ovviamente ho guardato anche quello di Charlie. Chi è qui da un po' saprà che noi siamo amici, abbiamo parlato innumerevoli volte di questa situazione e io e lui ci troviamo particolarmente d'accordo, siamo particolarmente affini riguardo le scelte proprio etiche riguardo il mondo beauty, riguardo anche a livello lavorativo, le collaborazioni, come lavorare. Siamo molto affini da questo punto di vista. Siamo fortemente appassionati e questo devo dire che a volte ci limita a livello lavorativo, però noi vediamo tanto questo lavoro con passione più che con interesse a livello economico, e questo ci toglie da una parte ma ci dà tanto dall'altra, perché noi lavoriamo così, perché comunque noto che le persone che mi seguono, ad esempio parlo di me in questo caso, si fidano davvero dei miei consigli. Il mondo del content creator è cambiato tanto, continua a cambiare tanto, e insieme adesso il mondo del make up, perché io penso che il mondo del make up sia sempre cambiato, ma soprattutto negli ultimi 3 anni è cambiato tantissimo e in pochissimo tempo, cioè non abbiamo avuto il tempo di gustarci quel trend, quel prodotto, che subito ce n'era un altro. E questo è stato influenzato tanto proprio dai social, dall'avvento in maniera impetuosa delle social verticali, che sono molto più veloci, sono per un pubblico che ha meno attenzione, vuole qualcosa di più veloce, facile da fruire, e secondo me a seguito sono andate tutte ciò che è il mercato del make up, perché io penso che non è il social che è andato dietro al make up, ma è il make up che si è andato dietro al social, e vi spiego perché. Se voi notate, negli ultimi anni molti brand che prima erano dei colossi, dei punti di riferimento, sono completamente spariti, ne sono nati degli altri, e questo è il ciclo della vita. Succede, qualcosa nasce, qualcosa muore, ma è successo tutto in maniera estremamente veloce. Noto proprio che c'è un'estrema differenza anche di contenuto rispetto a ciò che viene prodotto, e infatti io ho visto chiudere i battenti a brand che io amavo, come ad esempio Urban Decay. Cioè, quando io andavo da Sephora cercavo lo stand di Urban Decay, perché per me era un punto di riferimento creativo e un po' il sogno dell'avere tra le mani il brand americano. L'azienda non si è piegata a tutto quello che è il marketing e le mode del momento, e purtroppo, diciamoci la verità,
Ora tu sopravvivi, vai avanti, fai soldi se il tuo prodotto va virale sui social. Ed è per questo motivo che prima ho detto, secondo me non sono i social che hanno seguito il make-up che ha seguito i social, perché se io ho un brand, devo produrre qualcosa da vendere in grosse quantità. Quindi se il mio prodotto va virale, io ho un guadagno, altrimenti vado in perdita e poi chiudo. È ovvio che il brand produca ciò che i consumatori richiedono a gran voce, e ciò che i consumatori richiedono a gran voce è tutto ciò, tutte le mode che vengono dettate sostanzialmente dagli influencer, dai content creator. Il clean makeup sembra attualmente considerato quasi il male del makeup, ciò che ci ha tolto la creatività, ma io non penso che sia così, perché il clean makeup è sempre esistito. Io faccio makeup, sono una makeup artist da tanti anni e il clean makeup l'ho sempre fatto, e il makeup che più le clienti mi hanno richiesto: Ambra, fammi un makeup che mi faccia vedere bene, mi faccia vedere bella, mi valorizzi, non voglio niente di pesante, voglio vedermi bella. Quello è un clean makeup. Io poi posso anche creare qualcosa di più strutturato, di più glam su richiesta della cliente, ma c'è sempre stato, sempre, e la maggior parte delle persone si sono sempre truccate così. Eppure noi comunque, soprattutto da content creator, continuavamo ad avere creatività. Perché? Perché ciò che veniva immesso sul mercato comunque ci permetteva di essere creativi, c'era più passione, questo non lo possiamo negare. È vero che più o meno dal Covid è cambiato tanto, perché comunque con l'utilizzo delle mascherine ci si truccava di meno, il mercato del make-up è calato a favore di quello della skincare, abbiamo imparato a prenderci più cura della nostra pelle. Io penso comunque che non sia stato quello a creare questo cambiamento nelle persone. Cioè, è vero che le persone sono cambiate, ma non è vero che le persone prima si truccavano più di ora, perché ho sentito tanto questa cosa: prima ci si truccava di più, si andava al supermercato con la full face, ora no. Io non ho mai visto persone al supermercato con la full face, a meno che non avessero un loro particolare stile, e io vi assicuro che le persone con il loro particolare stile l'hanno mantenuto, covid o non covid, mascherina o non mascherina, l'hanno mantenuto, perché non appena c'è stata la possibilità di potersi ritruccare, mostrare il proprio stile, chi era grunge, chi aveva uno stile più goth, chi aveva uno stile più glam, chi l'ha ripreso in mano, non vedeva l'ora di riprenderlo in mano. Adesso in questo momento c'è la moda del clean makeup, esattamente come anni fa c'è stata nel 2016 la moda delle cut crease, cioè la moda è ciclica, la moda ritorna sempre, e io sono sicura che questo momento da clean girl, dove tutti sono super semplici, queste lentiggine, passerà. È ovvio che passerà per andare verso un'altra direzione. Al momento magari noi siamo un po' sofferenti di questa moda clean, semplicemente perché non ci permette di esprimerci come noi vogliamo, ma ricordiamoci sempre che noi abbiamo una testa per pensare, per ragionare, e quindi anche se 60 persone, 70 persone su 100 vanno nella direzione clean, noi che siamo 40, che siamo 30, possiamo andare dall'altra parte. Ricordiamoci che è molto molto importante dare un peso ai nostri segui, ai nostri follow sui social, perché io penso che veniamo tanto influenzati, come succedeva un tempo con la televisione, dalle persone che seguiamo. Quindi è molto importante scegliere anche delle persone con uno stile che ci rappresentino, affinché questa ispirazione non ci venga a mancare. Vi dico la verità, questa è una delle cose della quale io ho
più sofferto in questi ultimi 3 anni, cioè la mancanza di ispirazione. Dovevo andare proprio a ricercare ispirazione per essere creativa, perché prima non era così. Prima io mi sentivo costantemente creativa, prendevo una palette e mi mettevo a creare. Negli ultimi 3 anni io stessa, che lavoravo sui social, mi sono messa il pallino nel dire: se faccio questo non lo guarderà nessuno. Poi alla fine ho pensato: non è vero, devo semplicemente trovare le mie persone. Ho seguito, continuato a seguire con piacere persone che mi stimolano, che stimolano la mia creatività. E questo è molto importante anche riguardo i consigli per gli acquisti, perché leggo e ho letto anche sotto video di altri colleghi riguardo questo argomento, che le persone sono sature di vedere suggerimenti di prodotti. Perché oggi tizio mi propone questo prodotto, dice che è la svolta, che questo è il mascara migliore di sempre, la settimana dopo me ne propone un altro, la settimana successiva me ne propone un altro. Ok, allora la domanda è soltanto una: perché segui quella persona se ti fa innervosire, se per te non è un punto di riferimento? E soprattutto imparare a seguire delle persone che sono affini a noi, perché anche qua molto spesso mi è capitato di ricevere messaggi: Ambra, guarda, ho provato questo correttore, me l'ha consigliato tizio, e su di lui era bellissimo, su di me uno schifo. Ok, quella persona è una persona secondo te adatta per poterti dare dei consigli in fatto di acquisti beauty, oppure una persona che tu magari hai solo il piacere di seguire perché è una persona simpatica, piacevole? C'è differenza tra queste due cose? Cioè, se io devo acquistare un prodotto, vado a guardare i video di una persona di cui mi fido, che magari so che ha esperienza, che è un esperto di settore, o se non è un makeup artist, comunque una persona fortemente esperta e soprattutto che magari ha una pelle affine alla mia. Perché se io non ho esperienza, creo solo contenuti, ho truccato solo ed esclusivamente la mia pelle e ti dico che X fondotinta è una bomba, è magnifico, e tu lo compri, ma è una pelle che è l'opposto della mia, è ovvio che quel fondotinta tu lo odierai. Quindi cerchiamo anche di selezionare, di essere noi più selettivi, perché non è che anche qua ho letto: ah, tale persona mi vuole fregare, mi vuole far acquistare quel prodotto. Noi abbiamo un cervello, possiamo utilizzarlo e utilizzarlo al meglio per seguire persone che ci possono dare dei buoni consigli. Io non voglio essere classista, non voglio denigrare nessuna delle due figure, semplicemente farvi capire che sono due figure diverse. Cioè, uno è il creatore di contenuti che voi seguite per divertirvi, per intrattenervi, e l'altro invece è una persona della quale vi fidate, ok, per fare degli acquisti. Quindi anche qua dovremmo essere, come più selettivi con il make up, anche più selettivi con le persone. Parlando invece di make up, lasciando quindi la parentesi del mondo social e parlando solo ed esclusivamente di make up, io quello che noto è che i brand sono veramente tanti, sono veramente troppi e producono tanto, cioè ci sono tantissime uscite, e io stessa ho provato una sensazione, cioè non una volta, perché no, mi fosse successo una volta sarei tranquilla, ma più di una volta mi è capitato di avere una bruttissima sensazione quando entravo da Sephora, che mai pensavo mi sarebbe accaduto, ovvero quella di sentirmi persa. Non so dove andare, non so cosa acquistare, perché c'è talmente tanto e mi sembra talmente tutto bello, ma non così tanto magari da suscitare la mia curiosità, che mi sento persa.
Ma perché io c'è una cosa che non sopporto e sono le ondate, cioè quando tutti fanno la stessa cosa. È per questo motivo che io da diversi anni acquisto anche da brand indie. Sono brand che io reputo incredibili, ma che non ho mostrato molto spesso qua sui social, semplicemente perché mi rendo conto che non c'è particolare interesse. Poi magari mi sbaglio, magari ora le cose sono cambiate verso brand che non sono facilmente reperibili. E questa è stata una scelta che ho fatto perché ho avuto proprio l'esigenza, cioè ho sentito l'esigenza di dover provare qualcosa di nuovo, qualcosa che nessuno stava provando in quel momento. Ci sono delle cose che io amo, ma che nel mondo social non interessano e quindi lì dici vabbè, le tengo per me e non le mostro. Poi però vai a leggere i commenti delle persone che magari dicono ah, vedo sempre le stesse cose, non c'è mai nessuno che fa vedere nuovi brand. Quindi anche qua io chiederei proprio consiglio a voi, vi voglio proprio coinvolgere in questo video e capire noi che abbiamo anche questa responsabilità, che tipo di contenuti vorreste vedere, cioè siete curiosi quanto me del make-up, vi interesserebbe vedere anche di brand che non si conoscono, che propongono qualcosa di diverso, che non sono super in hype e non li vediamo ogni 3x2 su TikTok. I brand più piccoli porgono più attenzione verso questa cosa, verso non solo la qualità del prodotto, ma anche la sua unicità. Si possono permettere di fare meno uscite, ma farle più sapientemente seguendo lo stile del brand. Ecco, prima i brand seguivano il proprio stile. Mi ricordo quando sono andata a Londra la prima volta, io sono rimasta affascinata all'interno di Selfridges nel vedere tutti quei brand che qua in Italia ancora non c'erano e ogni stand, ogni corner aveva il proprio make-up artist nello stile di quel brand. Ognuno di loro aveva il proprio stile, anche andando da Harrods. Ogni corner ti rappresentava, Pat McGrath aveva uno stile. Erano tutti diversi e tutti belli. E anche se io magari non ho uno stile come quello di Charlotte Tilbury, sono sempre stata affascinata dai suoi prodotti proprio perché andando in quel corner, nonostante fosse pieno di ragazze bionde con la piega bombshell e quel tipo di trucco non mi rappresentasse, a curiosare, perché mi incuriosiva, perché non erano tutti così. Charlotte Tilbury era così. E poi magari andavo da Pat McGrath perché aveva le ragazze dark skin che mi potevano dare dei consigli, che mi facevano vedere magari dei look su dark skin che mi mostravano texture super da trucco fotografico. Poi andavo da Anastasia Beverly Hills e vedevo il glam, quello vi giuro è ciò che veramente mi manca. Anziché seguire la moda, seguire le caratteristiche, l'estro del brand. E secondo me questa cosa si è persa. Ad esempio, penso a Huda Beauty. Huda Beauty prima era sinonimo di full face, trucco arabo murato. Adesso non dico che un brand non debba evolvere, attenzione, però adesso cosa vedo? È uscita l'ultima palette Ice Nude, che di Ice non ha nulla, come dicevamo con Zia C, è Ice con il riscaldamento globale perché ci sono i marroni, i caldi. E Huda cosa dice? Se io non metto i marroni caldi, questa palette non la vendo. Quindi i brand si trovano, cioè un brand come Huda si trova a dover scendere a compromessi per accontentare l'utente medio che compra, la persona che compra, anziché dettare legge. Cioè Huda Beauty deve dettare legge. Questo è il mio stile. E se a te piace tutti i trucchi così, cioè secondo me era quello il bello, era quello che caratterizzava e purtroppo con l'omologazione dei brand e anche delle persone è tutto più
più blando, poco interessante. Io ora mi piazzo una bella combo labbra, così poi vi posso vi posso lasciare in pace dopo questo video. Dirò praticamente la messa è finita, andate in pace. Ho passato proprio dei periodi in cui ho pensato di essere sbagliata sui social, ho pensato di non sono alla moda, mi ritiro, perché tanto le persone che piacciono sono quelle, sono quelle che vanno di moda, seguono le mode. Poi ho detto, ma quante persone ci saranno, quante ragazze e ragazzi ci saranno che come me hanno bisogno di un punto di riferimento diverso, hanno bisogno di un punto di riferimento, anche di consigli da parte di una persona che fa questo per lavoro. Voglio chiudere questo video facendo una domanda, chiedendo un vostro feedback, che per me è molto importante, so che mi aiuterà nel mio percorso qua sui social per capire come procedere, perché onestamente voglio pensare di poter fare la differenza, perché io stessa mi sono stufata di vedere sempre le stesse cose. Come vi annoiate voi, mi annoio pure io, ve lo posso assicurare, e dico, vorrei vedere cose diverse, creatività. In passato ho provato a proporvi dei contenuti che fossero diversi, che fossero ad esempio anche più didattici, possiamo dire così, istruttivi, in cui vi insegnavo delle tecniche, dei segreti del mestiere, facevo anche dei tutorial, dei semplici tutorial in cui truccarmi magari per un'occasione, però proprio dagli analytics mi sono resa conto che questo tipo di contenuto non riscuoteva tanto successo, engagement, commenti, anche a livello semplice di visualizzazioni. E notavo che invece i video di full face low cost, novità low cost, in cui provo novità, prodotti, quelli sono sempre più seguiti, probabilmente perché c'è la curiosità. Ma quindi io qua vi faccio una domanda: se siamo tutti così saturi, così pieni di vedere costantemente nuovi prodotti e vedere prodotti che abbiamo acquistato 2 settimane prima ormai dimenticati, perché invece non guardiamo dei contenuti che sono diversi, non diamo spazio, non riprendiamo a dare spazio come una volta su YouTube nel mondo beauty a quel tipo di contenuto in cui io utilizzo delle palette che ho comprato anche 6 mesi prima, un anno prima per proporre il look, contenuti che stimolano la creatività, che mi danno ispirazione. Perché non diamo spazio a questo tipo di contenuto? E dare spazio a questo tipo di contenuto significa supportare questo tipo di contenuto, significa guardarlo, mettere like, rilassarci guardando questo contenuto, commentarlo, truccarci insieme durante questo contenuto. Perché voglio capire questa cosa, perché c'è un po' questa discrepanza, cioè da una parte vedo chi dice che è saturo, troppe uscite, basta, io vorrei vederti riscoprire i prodotti che hai nel cassetto, proporre tutorial, però poi propongo questo tipo di contenuto e vedo che non c'è l'interesse che magari c'è verso un contenuto in cui si scopre la novità in hype del momento. Datemi una risposta a questo, perché onestamente mi piacerebbe lanciare proprio una rubrica vecchio stile, dove semplicemente facciamo un po' di make-up therapy, ci trucchiamo insieme, facciamo un bel tutorial. Voi, quando avete tempo, volete truccarvi il sabato sera, quando avete del tempo, mi mettete lì, ci facciamo compagnia, rifate il look. Cioè, io vorrei essere questo per voi, non solo recensirvi e farvi vedere dei prodotti al volo, perché io stessa mi rendo conto che a volte non si ha neanche il tempo di scoprire, di capire bene un prodotto che ne è già uscito un altro. E io stessa mi sono resa conto che purtroppo non riesco più a godermi il prodotto e che ho bisogno di riscoprire quello che già ho. Mi manca l'illuminante, ecco perché mi vedevo così, così spenta. Su, un po' di illuminante.
Va bene. Attendo quindi i vostri feedback qua sotto, spero tanto di non avervi annoiato, ma ci tenevo tantissimo a sedermi qua, a parlare, fare un look, semplicemente raccontandovi quelle che sono state le mie sensazioni in questi ultimi 2 anni, in particolar modo i miei mental breakdown in questi ultimi mesi, in cui penso sempre di sparire nel nulla, evaporare come una bolla, però poi rimango, perché quello che mi spinge a fare questo per lavoro è la mia passione. Quando mi capita di leggere, io non mi trucco più, non compro più trucchi, perché proprio ho perso la voglia di truccarmi. Io credo che non perderò mai quella voglia, mai, perché ho sempre voglia di scoprire, ho sempre voglia di truccarmi. Cioè, per me è una passione talmente grande che non può assolutamente essere così evanescente da un momento all'altro, sparire nel nulla. Ma le mie 2 sicurezze nella vita è il fatto che io ho tanta passione in generale verso ciò che mi permette di esprimermi, che per me sono il make-up e la musica, e non smetterò mai di stare dietro a tutto ciò, perché quando lo faccio mi sento proprio viva. Bene tesori, ora vi prometto, vado anch'io, vado a farmi la merenda, penso che anch'io mi farò un tè con i biscotti, che non mi dispiace affatto, me lo sono proprio meritata, e aspetto, mi raccomando, i vostri feedback qua sotto, e se volete supportarmi sapete che il modo migliore per farlo è iscrivervi al canale e lasciarmi un like. Io vi abbraccio fortissimo e vi mando un grossissimo bacio. See you soon!